E se vi dicessi che a un certo punto negli anni 60 Il Signore degli Anelli sarebbe potuto diventare un film scritto e diretto dai Beatles, niente di meno? È una delle storie più incredibili. Parliamo del 1968, i Beatles, i quattro ragazzi di Liverpool, si trovano in India nel loro ritiro spirituale e ricevono delle copie del Signore degli Anelli, lo leggono e se ne appassionano. Rimangono talmente folgorati che decidono di farne un film. Paul sarebbe stato Frodo, Ringo Starr il prode, Sam Vise Genji, John Lennon avrebbe interpretato niente poco di meno che la parte di Gollum e invece George Harrison sarebbe stato Gandalf il Grigio. Questa è una storia che ha raccontato Peter Jackson, appunto, dopo aver realizzato il documentario Get Back riguardo appunto i Beatles durante un'intervista ad un late night show. Ha parlato con Paul McCartney e gli ha chiesto dei dettagli ulteriori rispetto a questa stravagante probabilità che era emersa fuori negli anni 60. E Paul McCartney in effetti ha confermato tutto. E ha raccontato di come effettivamente avessero addirittura anche contattato Tolkien per chiedergli i diritti cinematografici di realizzazione del Signore degli Anelli. Tolkien assolutamente si rifiutò di dare alcun diritto ai Beatles di realizzare questo film perché riteneva che le sue opere, i suoi scritti ne avrebbero risentito negativamente di questo adattamento, che poi sarebbe stato un adattamento riscritto dai Beatles stessi, dato in mano a Stanley Kubrick, fresco della regia di 2001 Odissea nello spazio, in cui avrebbero realizzato una sorta di musical, essendo loro delle star, e non era la prima volta che partecipavano a dei film del genere. Per cui Tolkien ha detto proprio no, 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 non, no, grazie, assolutamente no. Naturalmente poi disse Paul McCartney a Peter Jackson che sarebbe stata un'impresa assolutamente folle realizzare un adattamento del Signore degli Anelli in stile Beatles e che in effetti non averlo fatto è stata la scelta migliore e che anzi ha manifestato Paul McCartney la felicità a Peter Jackson per il fatto che effettivamente poi la prima volta che è arrivata al cinema questa opera è stata proprio per il regista neozelandese e quindi chissà che cosa sarebbe successo se avessimo avuto un Paul McCartney ne parli di Frodo, ma soprattutto un John Lennon ne parli di Gollum. Sarebbe stato secondo me molto molto divertente. È una di quelle cose che non so, sarebbe stata talmente sbagliata che pagherei pur di vederla, cioè se avessero fatto quel film ne avremmo parlato male, i tolkieniani ci saremmo indignati, avremmo detto peste e corna, il canone, il non canone e tutte le cazzate di cui ci piace parlare. Però ovviamente a pensarci, cioè i Beatles a fare Il Signore degli Anelli, cioè è una roba incredibile, no? Quindi sì, io lo avrei voluto vedere, anche se sarebbe stata una merda. Però credo che sia una di quelle cose che assolutamente non ci meritiamo in qualità di appassionati di Tolkien, ma delle quali abbiamo bisogno. E voi cosa ne pensate? Lo avreste voluto vedere un film dei Beatles sul Signore degli Anelli? Sarebbe stata una cosa divertente? Secondo me sì. Poi naturalmente nel tempo tanti sono stati riferimenti a Tolkien nel cinema, ma anche nella musica. Vedi per esempio i Led Zeppelin e i loro riferimenti a Tolkien stesso, ma come anche i Rush o Enya. Insomma, sono tanti quelli che in ogni caso hanno dedicato Blind Guardian la loro musica anche a Tolkien. E quindi scrivetemi nei commenti se questo folle progetto fosse andato in porto, se lo avreste visto, se vi avrebbe appassionato o se comunque meglio così lasciamo stare la musica alla musica, il cinema al cinema e la letteratura alla letteratura. Grazie di essere arrivati fino a qua, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Peace!